La semplificazione che abbiamo provato a fare è insufficiente, bisogna procedere su questa strada perché la lotta alla burocrazia è essenziale nella nostra regione. O noi superiamo tutti questi vincoli burocratici che impediscono al singolo cittadino e alle imprese di avere delle risposte in tempi reali, che sono i tempi dell'economia, che sono i tempi del vivere civile, oppure non riuscire, qualunque legge noi facciamo sarà necessariamente bloccata e inefficiente. Questo quindi è un tema su cui bisogna scommettere fortemente. La lotta alla burocrazia, la semplificazione delle norme è una delle cose essenziali su cui noi dobbiamo puntare. Così come pure mi piace l'idea della riorganizzazione del lavoro, col lavoro domiciliare, che è basato sul raggiungimento degli obiettivi e non sulle ore che uno passa alla scrivania. Credo che sia un'esperienza che il Comune di Cagliari ha fatto positivamente e credo che possa essere estesa anche a livello regionale, con il vantaggio che favorisce una lotta allo spopolamento, perché consente di lavorare al proprio domicilio, di mantenere la famiglia nel luogo di residenza e quindi di non spostarsi quotidianamente e poi portarsi la famiglia nel posto di lavoro, e dall'altra, appunto, se è controllata, come devono essere controllate anche le politiche e le leggi che vengono fatte dal Consiglio regionale in termini di efficienza, in maniera tale che dopo un determinato periodo si possa verificare se sono corrispondenti a quelli che erano gli obiettivi oppure no, e se devono essere corrette in meglio. Quindi questo è uno schema su cui io sono assolutamente d'accordo.